Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono Runewalker e questo video, no, non vi piacerà, l'avete già visto dalla thumbnail, è arrivato l'annuncio ufficiale da parte di Bethesda che Starfield e Redfall sono stati spostati alla prima metà del 2023, prima di andare a guardare tutti i dettagli inerenti a questo e soprattutto a un'analisi a mente lucida, a bocce ferme, come mi piace dire, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina sia del primo che del secondo canale Runewalker Gaming, quindi non indugiamo oltre, let's go! Allora ragazzi, video completamente a braccio, ve lo anticipo perché oggi quando ho letto questa notizia non mi è piaciuta, chiaramente, come a nessuno di voi fan dell'ecosistema di Xbox, quindi cerchiamo di fare un'analisi lucida, in primis il comunicato ufficiale che mi metto qui a video e che vi leggerò ora in lingua italiana per chi non ha dimestichezza con l'inglese. Abbiamo preso la decisione di posticipare il lancio di Redfall e Starfield alla prima metà del 2023. I team di Arkane Austin per Redfall e di Bethesda Game Studios per Starfield hanno ambizioni incredibili per i loro titoli e vogliamo assicurarci che riceviate la migliore versione di entrambi, la più rifinita. Prosegue coi ringraziamenti alla community che supporta i team e li motiva come da protocollo e conclude con: non vediamo l'ora di condividere a breve con voi le nostre prime analisi approfondite dei gameplay di Redfall e Starfield. Grazie a tutti, baci e abbracci, insomma tutte cose. Questa comunicazione arriva un po' fulmine a ciel sereno, se vogliamo, benché ci siano state delle indiscrezioni che Redfall sarebbe stato posticipato a Holiday 2022, quindi al periodo natalizio. Non c'è mai stata nessuna conferma ufficiale. Inoltre recentemente il buon Filippone Spensieri insieme a Aaron Greenberg e a tutta la cricca degli Xbox Game Studios si è trovato appunto a fare la classica mangiata così lavorativa con il team appunto di Bethesda e questo super raduno pubblicizzato anche da Phil Spencer sui suoi social, proprio avvenuto ieri o l'altro ieri, insomma comunque recentissimo, lascia un po' l'amaro in bocca oggi, ma potrebbe essere uno spunto di riflessione questo. Credo infatti che il buon Phil Spencer, dopo aver visto, toccato con mano il progress sia di Redfall che di Starfield, in occasione appunto di questo ritrovo fra i due team principali dell'ecosistema del Microsoft Gaming, abbia così sancito che i prodotti non sono ancora al livello qualitativo che si aspetta. Infatti in dichiarazioni non recentissime il buon Filippone, parlando con Todd Howard, quindi il capoccia nonché suo amico di Bethesda, disse che la sua ambizione era quella di rendere Starfield un gioco ancor più venduto di Skyrim, il che significa andare incontro a delle vendite mostruose, considerando inoltre che Starfield è un'esclusiva di Xbox e non arriverà al di fuori appunto dell'ecosistema di Microsoft. Pertanto le ambizioni sono altissime. La stessa cosa per Arkane Studios, che ha dichiarato infatti che Redfall sia la sua punta di diamante, in sostanza, il gioco per eccellenza, qualcosa che ambisce a dei livelli stratosferici per i loro livelli qualitativi. Pertanto, la decisione del rinvio forse è un bene da questo punto di vista, nel senso che se manca la qualità è giusto far uscire il titolo successivamente, quando sarà pronto, come la buona vecchia tradizione Blizzard del soon. Quando è pronto, ve lo diamo. Si possono aprire enormi discussioni sul fatto che la data sponsorizzata dell'11-11-22, sponsorizzata più di un anno e mezzo fa praticamente, è stata così. Potevano risparmiarsela, nel senso, hanno aumentato l'hype e sappiamo benissimo che anche ultimamente, con tutte queste analisi approfondite della musica, delle varie fazioni, Vasco che era stato presentato, tutte una serie di chicche aggiunte una dietro l'altra, hanno incominciato a farci sentire il profumino di pappa pronta e invece purtroppo no, era il vicino che stava cucinando e quindi saremo a bocca asciutta, saremo davvero a bocca asciutta. Andiamo a vedere un attimo da un punto di vista delle esclusive, che sì, non sono tutto all'interno di un ecosistema, però è innegabile che giocare su Xbox significhi principalmente aspettare le sue esclusive. Diamo quindi un'occhiata nell'immediato futuro a cosa si prospetta per i prossimi mesi.
da un punto di vista di first party, quindi non c'è nulla a parte Deathloop che arriverà finita l'esclusività stipulata con Sony, quindi nel settembre del 2022 raggiungerà l'ecosistema di Xbox. Sì, certo, sono molto curioso di vedere Deathloop all'opera, di provarlo ovviamente con mano, visto che non l'ho giocato né da PC né da console PlayStation, e quindi sono veramente molto impaziente di provarlo. Ma definirlo un'esclusiva attesissima tale da scatenare l'hype più selvaggio all'interno della community, direi proprio di no, in quanto appunto è un titolo già uscito. Non che sia brutto, ma comunque non è proprio così di peso, insomma. C'è la possibilità che venga rivelato Forza Motorsport, quindi il titolo più simulativo di Turn 10 a tema automobilistico. Però, essendo proprio un titolo simulativo dall'ambito automobilistico, io ad esempio che non sono un grande amante del professionismo delle corse, cioè della simulazione a tutti i costi, non lo attendo con grandissima ansia. Sono sicuramente interessato a vederlo, giocherò sicuramente Forza Motorsport come ho giocato tutti gli altri, ma non è il titolo della vita per me. Va a coprire le necessità di una nicchia, se vogliamo, di videogiocatori. E quindi nessun flagship title in arrivo per il 2022, nessun titolo di peso a parte Forza, nel caso in cui venga svelato all'Xbox e in Bethesda Show Case in piano per il 12 di giugno, e appunto Deathloop che è già stato annunciato. Tutto il resto non si sa, ovvero in internet, ovviamente, in quell'antro scuro che è internet, sono già girate delle voci di un rinvio per poter far spazio a un ipotetico Call of Duty Modern Warfare 2 su Game Pass, in virtù appunto dell'accordo, dell'acquisizione di Activision Blizzard, che tuttavia non si è ancora conclusa, quindi lo vedo molto improbabile che sia stato per questo motivo. Voglio cercare di spegnere un attimo gli animi e non fare il fanboy becero che io detesto dal profondo delle mie viscere. È assolutamente una fesseria anche la possibilità di andare ad acquistare, fra virgolette, da Activision, in quanto non è ancora di proprietà di Microsoft, Modern Warfare 2 per portarlo sul pass così per Natale. Credo sia una fesseria gigantesca anch'essa. Infatti Microsoft dovrebbe pagare Activision per prendersi Modern Warfare e dopo diventare proprietaria di Activision, quindi sostanzialmente non dico lo pagherebbe due volte, ma è un controsenso da un punto di vista del business. Altrettanto assurdo infatti sembra anche l'opzione di spazio a Hogwarts Legacy, a Warner Bros. Con Gotham Knight, eccetera eccetera. Non credo proprio che sia di interesse di Microsoft spostare i suoi first party. Voi non avete idea di che cosa gira su internet, delle ipotesi più assurde, e cerco di smentirle tutte ora per evitare poi una raffica di messaggi privati che mi chiedono opinioni in merito a questa cosa. Quindi secondo me lo slittamento è dovuto a una mancanza di livello di qualità, ok? Non raggiunto dagli standard, almeno questa è la mia interpretazione, non ci sono fonti ufficiali in merito. Per le altre esclusive che dovrebbero arrivare all'interno dell'ecosistema, ovvero Contraband, o piuttosto Avowed e Hellblade Senua's Saga, quindi Hellblade 2 sostanzialmente, non ci sono assolutamente delle conferme per il 2022, anzi si prospettava già un 2023 e andando anche più in là, quindi non credo ci sia qualcosa che all'improvviso possa saltare fuori dal cilindro, specialmente negli showcase. Ma sarei felicissimo di essere smentito. Infatti, se così appunto fosse, ci sarebbe la possibilità di vedere un first party di peso all'interno dell'ecosistema di Xbox entro la fine del 2022. Sì, c'è anche Scorn, che dovrebbe arrivare appunto nel periodo dell'autunno-inverno, diciamo. Sì, c'è ancora il discorso di Stalker 2, però il conflitto in Ucraina non sembra proseguire per il verso giusto, quindi sicuramente è più che plausibile che ci sia un ulteriore rinvio, quindi non ci conterei. E inoltre, certo, non ha poi il peso di un'esclusiva first party fatto dagli studi di punta, quindi arrendiamoci alla realtà. Il futuro non si prospetta particolarmente roseo. Spero che nell'Xbox e Bethesda Showcase venga mostrato qualcosa di interessante. C'erano anche dei rumor inerenti il Summer Game Fest con delle rivelazioni eccetera eccetera, però sono tutti rumor, e siccome non voglio fare 18 video singoli per ogni rumor, per ogni
peto videoludico che gira negli ambiti dell'internet, ecco, questo è il quadro generale. Ovviamente se avete dei commenti, delle vostre opinioni, creiamo una discussione sempre costruttiva, come facciamo di solito, della quale ovviamente vi ringrazio profondamente, qui sotto nel box dei commenti. Ovviamente lo spazio è lì, pronto per voi, a vostra disposizione. Ditemi che cosa ne pensate, se siete delusi, se avete sofferto per questa cosa come ho sofferto io. Non mi resta altro che ringraziarvi ovviamente e augurarvi buon divertimento, gamers. Alla prossima. Speriamo il bene.